Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale regionale RAI dell'Umbria. Dunque, lo avete sentito nei nostri titoli, i lavori lungo la E45 in primo piano. Sono 7 i cantieri aperti fino a questi giorni lungo il tratto umbro, disagi per gli automobilisti alle prese con rallentamenti e code, ma anche interventi importanti per rendere più sicure quelle strade che percorriamo tutti i giorni. Bene, noi siamo voluti andare a vedere, allora abbiamo mandato la nostra Erika Baglivo. Erika, buongiorno. Allora, innanzitutto, dove ti trovi? Sì, buongiorno, io mi trovo nel cantiere di Colvalenza, che è uno appunto dei 7 attivi in questo momento lungo il tratto umbro della E45. Si tratta di lavori che sono stati avviati in primavera, lavori che stanno portando avanti una profonda riqualificazione di questa arteria fondamentale. Proprio per questo i cantieri sono numerosi e sono anche piuttosto lunghi, perché mediamente ognuno di questi cantieri è di circa 5 chilometri. Si tratta però in sostanza di un investimento sul futuro, e ce lo può spiegare bene Raffaele Cilia, che è responsabile ANAS del Centro Italia, perché, buongiorno, intanto non si tratta di un semplice intervento tampone. Qui sono stati investiti fondi importanti e si sta facendo un lavoro profondo. È un piano veramente straordinario dell'ordine di un miliardo e mezzo di euro, un investimento che non c'è mai stato su questa strada in termini di manutenzione. Per l'Umbria quanto è stato investito finora, insomma, nei cantieri attivati? No, il tratto umbro vede un piano di circa 600 milioni di euro e attualmente abbiamo già attivato cantieri sulla pavimentazione per 65 milioni di euro. Ecco, dicevamo, sono cantieri diversi dal solito, nel senso che si lavora più in profondità rispetto a un intervento classico, insomma, quelli a cui siamo stati abituati finora. Negli anni passati, a causa della scarsità di risorse disponibili, si è potuto unicamente rifare il tappeto d'usura, riparare le buche man mano che si formavano, ma la vera causa sta nella portanza degli strati più profondi, quindi dei sottofondi, che sono stati investigati, diagnosticati anche con l'aiuto delle università, e quindi, superata la fase di diagnosi, si è visto che la mancanza di carenza profonda porta a questi ammaloramenti che con questi interventi andiamo a risolvere. Dovrebbero essere risolti. Allora, noi abbiamo chiesto ad un tecnico di spiegarci bene quali sono gli interventi che sono in corso. Allora sentiamo Marco Filare, che è uno dei tecnici appunto dell'azienda appaltatrice dei lavori. Ci ha spiegato che cosa si sta facendo in questi cantieri. Sentiamo. La prima fase è quella di asportazione, fresatura del vecchio manto, quello degradato, per uno spessore che fa riferimento chiaramente al progetto. Dopodiché viene consolidata la struttura della strada, quindi rimuovendo, fresando, lavorando e aggiungendo degli stabilizzanti sulla sottostruttura, in modo da renderla più forte, tale idonea a sopportare i carichi stradali. Dopodiché vengono ristesi i nuovi strati di conglomerato bituminoso che faranno il nuovo piano viabile. Ecco, perché però, sono lavori importanti, però perché così tanti cantieri contemporaneamente? Qual è stata l'esigenza? Non si poteva fare diversamente? Dobbiamo garantire la produzione minima necessaria per completare il piano in tempi ragionevoli e raggiungere il miglior compromesso tra l'esigenza di fare produzione e l'esigenza di mantenere una funzionalità accettabile per il traffico. Bene, grazie. Allora, Raffaele Cilia, dal cantiere di Colvalenza è tutto, restituisco la linea a Perugia. Grazie Erika Baglivo, e noi passiamo.